a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi, classico appuntamento del giovedì, classico appuntamento con la partita. Andiamo al campo. E prima di buttarci nella partita, come sempre, vi proponiamo più o meno il format che abbiamo posto la scorsa settimana con le domande che faremo a questo ragazzo alla mia destra. Vedremo sempre come risponderà. Ne ho selezionati un po' di più, ma lasciatecene tantissimi nei commenti, perché così possiamo riproporlo anche la prossima settimana e continuare comunque a fare delle domande a Fabio. Partiamo con Roy Levari che ti dice: allena il tiro con la punta del piede, perché nel futsal ti troverai spesso con canali di tiro con la punta del piede. Cosa ne pensi di questo commento? Ah sì, sono d'accordo, mi sto allenando, cercando di tirare sempre più spesso con la punta del piede. È un'abitudine che devo prendere, anche perché sto notando che è molto importante farlo. Andiamo con Claudio Dell'Acqua che ti chiede: Fabio, una domanda, ma se per caso ti rivenisse la voglia di giocare a calcio a 11, torneresti e molleresti tutto in bocca al lupo? Penso di sì. Ogni tanto ripensa al fatto di ritornare a calcio a 11, è un qualcosa che un po' ti manca, oppure in questo momento magari non ne senti proprio la mancanza? Comunque è passato poco tempo, per adesso non avrei voglia di ricominciare. Viene magari un po' di nostalgia, guardo video vecchi, però attualmente non avrei voglia di ricominciare col calcio, sinceramente. Nicolò Fabrizio Gallino ti chiede: ma una domanda, il fratello Francesco non era un piccolo fenomeno in porta, che fine ha fatto? Cosa devi rispondere tu? Devo rispondere io? No, in verità io non gioco più, ho smesso 2 anni fa, gioco così per divertirmi. Per caso sono comunque pronto a rimettermi i guantoni. Allora ti pongo pure un'altra domanda io: come avviene un allenamento di futsal? Cioè, per questa tua prima esperienza, in cosa consiste principalmente un allenamento di futsal? C'è una parte aerobica o è soltanto principalmente tecnica, tattica? La parte aerobica la facciamo, ma abbastanza raramente. Comunque mi piacciono gli allenamenti, sono tutti molto dinamici, incentrati su partitelle e possessi palla, quindi molto divertenti, tutto con la palla. Mi piace, ma c'è anche una parte tattica, cioè comunque vengo ripreso nei movimenti, quando sbaglio nelle partitelle, così. Abbiamo concluso con questa domanda proprio nell'esatto momento in cui siamo arrivati al campo. Eccoci finalmente arrivati al palazzetto, come sempre, anche oggi ci aspetta la partita. Ragazzi, fatevi sentire come sempre con un vostro supporto, lasciate like e commentate al video e mi raccomando, iscrivetevi, ancora l'80% di voi non è iscritto, quindi rimediamo e facciamo salire questo 20%. Al palazzetto alle mie spalle quest'oggi andrà in scena la 14ª giornata del campionato di Serie B di futsal, nonché primo incontro del girone di ritorno, Balza Pontedera. Sì, è una partita molto interessante questa di oggi, perché dobbiamo vedere il Balza se riuscirà a mantenere la propria imbattibilità. Gioca con una squadra molto difficile, molto tosta, quinta in classifica il Pontedera, è la squadra da affrontare oggi. Vedremo come se la caveranno poi i ragazzi di Andrejc. Partita molto complicata, il Pontedera viene da 5 risultati utili consecutivi, il Balza solamente 3. C'è da capire se riuscirà a dare continuità alla prestazione vista anche nell'ultima giornata, quella col Sant'Agata, tralasciando i minuti finali. Quindi oggi sarà un po' la prova del 9 per capire chi può ambire a qualcosa di più alto e chi invece deve ridimensionare un po' quelle che sono le proprie aspettative e le proprie dimensioni. Sì, sicuramente questo è un test molto importante per il Balza, perché ci dirà anche se sono pronti per affrontare una squadra di playoff e possono stare nelle zone alte di classifica. Adesso possiamo ritornare dentro e accingerci a vedere l'appuntamento stagionale, primo appuntamento del girone di ritorno. Allora andiamo al palazzetto alle mie spalle, dove intanto le due formazioni si stanno allenando, e andiamo a piazzare le camere. Eccoci dunque nello spogliatoio con Fabio. Oggi partita speciale, oggi c'è il Futsal Pontedera, una squadra che comunque, diciamo, può averti coinvolto emotivamente, nonostante poi te quella di futsal non l'abbia mai affrontata, però la squadra di calcio a 11 sicuramente ha significato tanto per te. C'è quindi un rapporto emotivo comunque con l'avversaria di oggi? Sì, l'anno a Pontedera penso che sia stato il mio anno più bello a livello calcistico, almeno il mio preferito, quello in cui mi sono divertito di più. Cioè, diciamo che il futsal è tutta un'altra cosa, sono concentrato sulla mia squadra adesso, non penso che durante la partita penserò al nome della squadra avversaria. È un'avversaria difficile comunque sulla carta. Cosa ti aspetti dalla tua squadra e se ci sarà comunque un risultato diverso, una partita diversa rispetto a quella dell'anno? Come dobbiamo puntare a giocarcela? Comunque la squadra è completamente cambiata rispetto all'andata, sono arrivati molti giocatori nuovi e quindi per me possiamo completamente giocarcela. Sì, anche perché poi sicuramente capire se voi siete del livello del playoff passa anche da queste partite affrontate in quinti in classifica. È in questo tipo di partite che si vede anche il vostro livello e il vostro valore. Eccoci anche con le mie domande. Un Pontedera che va fortissimo, una squadra in cui segnano praticamente tutti, quinto posto in classifica, 5 risultati utili consecutivi. È una formazione davvero difficile da fermare, perché i toscani vanno molto forte. Il mister vi ha detto qualcosa in settimana? Avete preparato la partita in un certo modo? Abbiamo riguardato la scorsa partita, quindi abbiamo visto i nostri errori, ci siamo allenati molto e puntiamo comunque a giocarcela, come ho detto prima. Anche se loro sono in forma, secondo me possiamo veramente puntare a metterli in difficoltà. Inoltre ci tieni a dire qualcosa a tutti coloro che ti dicono calcio 5, calcio 11, nel senso, a livello di minutaggio vogliamo spiegare un po' al pubblico che è una cosa totalmente diversa il calcio 5? Sì, è una cosa completamente diversa, comunque ci vuole pazienza, ho iniziato da poco e gli altri della mia squadra che giocano questo sport da 4-5 anni, se non di più, e quindi è normale che devo avere pazienza, aspettare e imparare. Questo è importante dirlo, è importante sottolinearlo, è tutta un'altra cosa. Noi adesso lasciamo andare Fabio a cambiare, pronto per la partita, gli facciamo un grosso in bocca al lupo e ci vediamo in campo. Ciao Fa. Ciao, dopo.
Intanto ragazzi ci tenevamo ad omaggiare colei che è dietro le quinte, colei che fa le riprese. Quindi lasciate un super mega iper like per la francesina Francesca. Eccoci nel prepartita di Balza Pontedera. In questo prepartita abbiamo anche l'opportunità di poter intervistare il team manager del Balza, ovvero Luigi Caccavale. Raccontaci di più sulla società, dici qualcosa sul Balza. Sì, allora intanto volevo ringraziare tutti voi perché date la possibilità a questa disciplina di avere pubblicità e quindi è una cosa molto 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 piacevole e quindi fa piacere a tutti, nonché alla società, perché ovviamente c'è un ritorno d'immagine non indifferente. Per quanto riguarda la società Balza, io mi occupo in realtà appunto come team manager della gestione dei ragazzi. Io guardo praticamente che i ragazzi stiano bene, che si ambientano bene, che vadano d'accordo uno con l'altro e quindi il mio ruolo è proprio questo. E io ci tengo particolarmente perché appunto io li considero tutti come miei figli. Mi fa molto piacere che vanno d'accordo e anche i nuovi innesti, tipo anche Fabio, si è integrato molto bene e quindi questa è una cosa che mi lusinga molto e mi dà molta soddisfazione. Come vedi la partita di oggi Balza Pontedera? Allora, il Pontedera è una squadra di vertice e quindi diciamo che sarà dura per noi, però io sono molto ottimista in tutto. So che i ragazzi si sono preparati benissimo e quindi spero che portino a casa il risultato. Noi ringraziamo Luigi Caccavale per averci dato l'opportunità di intervistarlo. Grazie a voi, ripeto, siete particolarmente speciali, io ci tengo molto a voi. Grazie, grazie mille. Grazie mille Gigi. Tutto pronto al palazzetto dello sport di Baricella, seguiamo l'ingresso in campo delle due squadre per raccontarvi quella che sarà la 14ª giornata del campionato di Serie B di Futsal, Balza Pontedera. C'è sicuramente da vedere come si comporteranno le due squadre che vengono da un periodo positivo. Il Pontedera non perde dal 19 novembre, dall'altra parte un Balza che sta giocando molto bene oltre che a ottenere grandi risultati. C'è da capire come il mercato, che ha influenzato già le ultime giornate, riuscirà a dare il loro apporto anche in questo tipo di partita che è molto complicata. Tanto seguiamo proprio un Fabio inquadrato, l'abbiamo visto molto bene nel prepartita, ottimista nei confronti dei compagni e di tutta la squadra. Sì, comunque sta integrando nel gruppo, lo stiamo vedendo sempre meglio, almeno anche se poi nell'ultima partita non ha giocato moltissimo, si sta comunque integrando, sta comunque imparando nuove nozioni di questo sport e si sta comunque trovando piuttosto bene all'interno di un gruppo. Vediamo che qui il pugno con il mister. E adesso andiamo a osservare quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa, partiamo dal Balza che schiera Dibitonte in porta, davanti a sé Pozzi come ultimo, laterale destro, nuova indiscrezione tattica, Ferrante, laterale sinistro, Calaia davanti a sé come pivot, torna Maizi come a bordighera. Dalla parte opposta invece troviamo Cerri in porta, davanti a sé Morganti, laterale destro, Alebrant, laterale sinistro, Ramirez, davanti a sé come pivot, Maggini. Per i direttori di gara è tutto pronto, adesso lo sguardo, il cenno d'intesa tra Maggini e Morganti, che sembrano pronti per questo calcio d'inizio che avviene ora. Ora si va a riprendere il pallone Maizi, attenzione Ferrante, ancora Maizi, alto! Sopra la traversa. Ci mancavano un po' di soluzioni qua, Maizi ha deciso di optare per il tiro. Il pallone lungo a favorire l'inserimento di Alebrand che va da Maggini, Maggini contro Di Bitonto! Straordinario Di Bitonto che riesce a leggere questa circostanza e sventa il potenziale 1-0. Sì, è molto bravo Di Bitonto che va a terra nel momento giusto, sventa il primo pericolo, vero, il proprio del Pontedera. Calaia che ora domestica molto bene questo pallone, cerca la verticale per Maizi che poi sbraccia un po' con Morgante, poi Maggini, altro intervento super di Di Bitonto qui che tocca con la punta del piede destro. Difficilissimo questo intervento, appena sfiora il pallone e sventa un'altra grande occasione per il Pontedera, bravissimo Di Bitonto. Di Bitonto che si è fatto trovare subito pronto in questi primi 4 minuti e 40 secondi di gioco. Intanto entra Fabio, esce Gianluigi Ferrante, Alebrand dentro per Ramirez che può fare esplodere il destro, poi ci ripensa e va da Alebrand che sfida Fabio in uno contro uno. Alebrand si sposta la palla sull'esterno, Alebrand, Di Bitonto e poi Fabio respinge e gioca il pallone a Simone che viene fermato. Seguiamo Simone che va da Fabio, dialoga con Fadiga, va da Conti, sfida in uno contro uno Alebrand, lo salta, poi cerca di sfidare anche Ramirez, il sinistro di Conti, la palla rimane lì, Fabio murato da Morganti, poi Fabio ancora una volta rinviene e mette la palla in out. Primo squillo, secondo squillo da parte del Balza, prima con Conti poi con Fabio. Se non ci fosse stato Morganti probabilmente quella palla sarebbe potuta finire in porta. Uno sguardo attorno a sé favorisce Alebrand che sfida Conti, lo salta Alebrand, la respinta di Simone, poi la traversa di Ramirez e ora Simone allontana il più lontano possibile il pallone. Che rischio per il Balza. Sì, stanno arrivando molti pericoli per il Pontedera, abbiamo visto prima una reazione da parte del Balza con qualche occasione, però è sicuramente il Pontedera quella che fino a questo momento ha avuto più occasioni. È pronto a battere il fallo laterale, lo fa ora in direzione di Alebrand, suola e poi destro e poi Conti in collaborazione con Di Bitonto. Si salva così ancora il Balza. Ora Conti, va da Calaia, davanti a sé a Fabio, decide però di spalleggiare prima
con il numero 10 Ramirez e poi va da Fabio, che si appoggia al numero 7 Conti. E intanto ora vediamo che esce Fabio e rientra il numero 24 Gianluigi Ferrante. Conti pronto sul punto di battuta, pronto a fare esplodere il suo destro, lo fa ora, invece uno schema per Ferrante che con il tacco devia in porta, ma capisce tutto Cerri. Fogli scucchiaia molto bene per Fadiga, Fadiga! Il palo interno salva il Ponte d'Era qui! Ottima la giocata di Fadiga, ma che palla ha dato Fogli! Sì, ma qua il coefficiente di difficoltà al tiro di Fadiga è incredibile. Si coordina benissimo, peccato soltanto per il palo che tra l'altro è interno. Ottima occasione per il balzo. Qui bravissimo, ancora una volta Pozzi che si riappropria del pallone. Uno contro uno di Pozzi che vince, poi Conti il sinistro! E qui Cerri tocca con le mani però fuori dall'area di rigore, quindi cartellino giallo, primo cartellino della partita. Calaia concentratissimo, pronto a battere. Va Calaia, il palo di Nicolas Calaia, vicinissimo al vantaggio il Balsa qui. Sì, palla che passa appena sopra la spalla del portiere. Calaia trova il palo, ma ottima conclusione da parte del numero 10. Per centimetri non trova il vantaggio. Rivediamo qui che bel destro di Calaia e poi solamente il palo riesce a sventare la rete dell'1-0 del Balsa. Ramirez che torna sempre da Morganti, dialogano bene i due. Ora numero di Ramirez che con il tunnel prova a servire il numero 11, ma capisce tutto Ferrante che fa sedere la difesa avversaria dentro per Conti! Incredibile occasione, cosa si divora Roby Conti qui? Sì, questa era una grandissima occasione per il Balsa. Non so se abbia fatto bene ad andarci con il mancino qua. Penso si sia fatto male da solo poi nel frattempo. Non ha colpito benissimo comunque. Ora Cerri gioca il pallone lungo, ma capisce tutto Ferrante che può ripartire. Ferrante, Calaia, Calaia dentro per Ferrante! Ancora Cerri, ora si salva come può il Ponte d'Era! Ma il Balsa ci sta credendo sempre di più e sta giocando sempre meglio. Il Balsa sta creando grandissime occasioni negli ultimi minuti. Peccato perché sta mancando soltanto il gol. E adesso Di Bitonto deve andare il più lontano possibile, visto che manca a meno di un secondo di gioco. E così è. Intanto suona la sirena. È 0-0 alla fine della prima frazione di gioco. Un ottimo primo tempo. Il Balsa è partito male, ha faticato tanto. Dopo si è ripreso bene. Sì, il Balsa ha fatto comunque un ottimo primo tempo nel complesso. Anche nella fase difensiva molto compatti, molto bravi. Poi hanno concluso questo primo tempo in crescita con grandi occasioni, con grandi opportunità. Però il risultato è di 0-0. Andiamo dunque ora a seguire questa seconda frazione di gioco con particolare interesse. Eccoci alla fine del primo tempo, il punteggio al palazzetto dello sport di Baricella dice Balsa 0, Ponte d'Era 0. Un bellissimo primo tempo, una bellissima prima frazione che si sarebbe potuta concludere con qualsiasi risultato. Tante occasioni sia da una parte che dall'altra, legni prese, abbiamo visto calcio spettacolo. Però l'ha preparata davvero molto bene Velimir Andrejc. Sì, sicuramente l'ha preparata bene, una partita bellissima comunque. Partita che in questo momento è sullo 0-0, ma che sicuramente nel secondo tempo, almeno a mio avviso, ci potrebbero essere tanti gol. Alla fine le occasioni, come dicevi te giustamente, ci sono state, tanti legni per il Balsa, ma Di Bitonto sta facendo una partita straordinaria dall'altra parte, quindi vedremo nel secondo tempo come cambierà il risultato e se cambierà. Bellissimo anche il palo interno di Ettore Fadiga, il palo di Calaia, insomma il Balsa è andato vicino in più riprese alla rete del vantaggio, rete che non è arrivata, ma adesso andiamo dentro con il secondo tempo e vediamo quello che succede. Sì, andiamo a vedere come cambierà il risultato. Eccoci alla ripresa, eccoci in questo secondo tempo, vediamo quali saranno le indicazioni che avrà dispensato mister Velimir Andrejc ai suoi. Intanto l'assetto è lo stesso dell'inizio del primo tempo. Intanto pronto a battere ora il calcio d'inizio, lo fa adesso Maisi che gioca il pallone in direzione Pozzi, dunque Ferrante, Ferrante che va lungo da Calaia, uncina bene questo pallone, Abra Calaia, la sblocca lui, chi poteva se non il mago del palazzetto dello sport di Baricella che adesso baratta la bacchetta per l'arco, diventa il miglior arciere e fa scoccare la freccia dell'1-0 verso la nostra telecamera, eccolo qui, Nicolas Calaia. Questa è la vera e propria magia di Calaia, mamma mia che controllo che ha fatto e poi la conclusione è comunque fantastica. Rivediamo anche poi dal replay come riesce a uncinare questo pallone, come riesce a controllarselo per il conseguente tiro e qui davvero è Abra Calaia. Difficilissimo, un gol dal coefficiente di difficoltà incredibile. Rimessa laterale ed ecco il cambio, esce Pozzi per Fabio, insomma un cambio strano, esce l'ultimo, entra invece un giocatore che sta sempre giocando in ruoli offensivi, abbasserà probabilmente Ferrante come ultimo a questo punto. Ramirez vuole lo scatto di Alebrandt che riesce a far fuori secco Fabio con lo stop, poi Mangini dentro la palla per il numero 7 Morganti che non arriva di un soffio. Vediamo Fabio, ora gioca il pallone dentro di prima per Ferrante che strozza un po' il tiro. Buona la palla di Fabio, Ferrante però non riesce a indirizzare in porta. Ora molto bene Fabio che riesce a prevenire l'anticipo di Alebrandt e allontana il pallone come meglio può. Il lancio in direzione di Fabio, pallone lunghissimo, ci arriva il numero 11 che sfida Morganti. Poi il tiro, palo da parte di Fabio, palo esterno. Ottima però la chiusura di Cerri, dentro per Pozzi. Torna da Nicolas Calaia che vorrebbe il tocco con la mano da parte del 5 che è già ammonito. Anche secondo il direttore di gara c'è il fallo di mano, ma ora vorrebbero l'ammonizione. Capitan Conti va lì a recriminarla, a rivendicarla. Adesso attenzione, brutto anche il gesto
L'arbitro forse non ha visto, bruttissimo il gesto di Giuseppe Catania, veramente palese, tutta la panchina in piedi. Vediamo ora il mister che infatti lo cambia, che sbaglia ora il pallone riconquistato da Ferrante. Fadiga, torna da Ferrante, Ferrante tutto solo, torna da Ettore! Fadiga! Un fulmine a ciel sereno nel miglior momento del Pontedera. E 2-0 Balsa. E ancora il dottore. E ancora Fadiga. Sì, ma sicuramente qua grandissimi meriti vanno anche a Ferrante, che ha visto Fadiga che da lì non poteva sbagliare. Entra in porta con il pallone, il Balsa raddoppia a 7 minuti dal termine. È sempre lì, al momento giusto, al posto giusto. Fadiga, un giocatore che non lo si vede tanto in campo, ma nei momenti decisivi c'è sempre. Sì, manca ancora molto comunque alla fine della partita. 6 minuti e 50, non sono pochi. Il Balsa deve rimanere sul pezzo. E ora attenzione, forza, il passaggio, capisce tutto Pozzi, che va da Fadiga, la palla dentro, dentro per Ferrante! E arriva anche il gol del prof, arriva anche il gol di Gianluigi Ferrante, il quinto gol di stagione, non poteva mancare, Gianluigi Ferrante, il mio MVP quest'oggi. Partita strepitosa di Ferrante e sicuramente con questo gol non fa altro che migliorare ancora di più la sua prestazione. Bravissimo Ferrante che si avventa su un pallone che era soltanto da spingere dentro, il numero 24, fa 3-0. Incredibile, 6 minuti e 40 ed è 3-0. Splendidamente Balsa, ma insomma ha sfruttato forse nella maniera meno prolifica il tie break il Pontedera, perché ha introdotto il portiere di movimento e ha preso gol dopo 5 secondi di fatto. Va da Di Bitonto che viene aggredito da Lebrant, deve andare al tiro direttamente in porta, Di Bitonto! Vicinissimo il gol anche lui, si salva Cherry che sventa il pericolo mandando la palla in calcio d'angolo. Maggini cerca lo spunto e ora che parata di Di Bitonto sul sinistro di Lebrant, se non ho visto male. Ramirez, sbaglia tutto Ramirez, capisce tutto Ferrante che segna il 4-0. Incredibile, cosa sta succedendo al palazzetto dello sport di Baricella? Il Pontedera è sotto per 4-0. Ancora una volta Gianluigi Ferrante. Bravissimo Ferrante che ancora una volta ha capito tutto prima di tutti. E a porta vuota per lui è facile fare 4-0. Adesso il Balsa ha messo un'ipoteca sulla partita. 1 minuto e 50 secondi di gioco al termine dell'incontro. Il primo errore della partita di Ramirez genera il 4-0 per il Balsa. Poi vince un rimpallo però, fortunato qui, molto bene Ramirez. Gioca la palla per il numero 9 che va da Maggini, che sigla la rete del 4-1. Lo stavamo dicendo prima, Fre, non bisognava avere un calo di attenzione. Calo che c'è stato ora, poi bravo anche Ramirez a generare lo spazio necessario per imbastire questa trama di gioco. E Maggini arriva all'appuntamento con il suo 9° gol in campionato, nonché 10° in stagione. Adesso entra Conti per Pozzi. Sì, si è un po' disunito il Balsa in questa azione, era un 3-1, sul risultato di 4-0 non era necessario. Gioca questo pallone dentro per Alebrant, che va da Cacciagli, dentro per Maggini, doppietta di Maggini ed è 4-2, 34 secondi dalla fine dell'incontro. E ora il Balsa deve riprendere l'atteggiamento difensivo che abbiamo visto in precedenza, perché ora non ci siamo. Sì, ancora una volta un po' troppo leggeri in questa circostanza, mancano 34 secondi alla fine, forse anche questo quello che sta condizionando il Balsa. Vediamo anche dal replay, insomma, com'era tutto solo Maggini, poi è vero che col portiere di movimento diventa il tutto più difficile, però non bisogna concedere questa ingenuità agli avversari. Adesso attenzione alla verticalizzazione per Calaia, tutto solo davanti al portiere, apre Calaia, cerca la finta, non riesce, poi arriva Conti! Roberto Conti! 16° gol in campionato, 17° stagionale, e la chiude ora forse lui quando mancano 23 secondi di gioco alla fine. Non era ancora arrivato il suo gol, ci stavamo chiedendo come mai. E alla fine è arrivato nel gol di Conti, praticamente colpito dal pallone. La giocata di Calaia è pazzesca soltanto a pensarla. E poi Conti fa 5-2, partita che di fatto in questo momento sembra chiusa. Gli si era annodata la bacchetta qui a Abra Calaia, che insomma non è riuscito nella magia. Ma adesso attenzione, il pallone dentro per Salvadori da parte di Ramirez, e arriva la rete del 5-3. Non ci sta capendo più niente nessuno ora. In neanche 10 secondi abbiamo visto due gol, Fre. Sì, si va con tanta confusione da una parte e dall'altra, le difese ormai sono completamente saltate. Nel frattempo è anche rientrato Fabio. Rientrato Fabio per Calaia, non ha preso bene. Mister Andrej ce l'ha giocata davanti alla porta del numero 10. E ora si riparte quando mancano 14 secondi di gioco. La palla è il più lungo possibile per Fabio, che duella un po' con Ramirez. Poi Fabio, di rabbia, di voglia, di prepotenza, commette fallo sul numero 10. Dentro per Ramirez, verticalizza. Questa volta chiude molto bene la linea di passaggio Ferrante. Fabio di petto per Ferrante, ma il direttore di gara dice che può bastare. Il punteggio finale dice un super Balsa 5, Pontedera 3. Sì, abbiamo visto una grandissima partita in cui il Balsa comunque è riuscito a mantenere la porta inviolata praticamente per 38-39 minuti. E poi dopo alla fine peccato, perché sono arrivati i gol anche da parte del Pontedera. Ma comunque Andrej e i suoi giocatori portano via la prestazione super oggi. È una squadra che sta funzionando tanto, è una squadra che oggi ha fatto vedere cose spettacolari. Peccato per le disattenzioni nei minuti finali, però bisogna partire da quanto di buono fatto. Como! Sì!
Andiamo a sentire proprio i protagonisti di questa partita, che oggi sono stati davvero un qualcosa di spettacolare. Complimenti a tutti. Con un Dibi Tonto sicuramente non felice per non essere riuscito a mantenere inviolata la propria porta, però ha fatto davvero un match spettacolare. Andiamo ora a sentire i protagonisti. Eccoci nel post partita di Balsa Pontedera, un Balsa straripante. Questa è la notizia della giornata di oggi, perché davvero nessuno avrebbe pronosticato alla vigilia un risultato del genere, 5-3. Sì, e tra l'altro lo dicevamo a fine primo tempo, era uno 0-0 che comunque reti bianche, ma tantissime occasioni. Nel secondo sono arrivati i gol, tantissimi nell'ultimo minuto, e comunque una partita bellissima, incoronata poi dal risultato di 5-3 per il Balsa. Ed ora noi siamo pronti per andare ad ascoltare i nostri microfoni, quelli che sono stati i protagonisti di questa 14ª giornata del campionato di Serie B di Futsal. Andiamo. Qui con noi abbiamo l'onore di avere il mister Velimir Andrejc. Complimenti per la partita di oggi, è stata una partita difficilissima. Partiamo dai complimenti, poi le chiedo insomma quali sono state le sue impressioni verso la partita. Grazie per i complimenti, ma ragazzi lo sanno, quando si vince sono bravi loro, quando si perde o non c'è risultato sono problemi del mister. Quindi però al di là di questo sono molto contento, perché i ragazzi hanno fatto una buonissima gara di attenzione, anche se nell'ultimo minuto non dovevamo prendere quei due gol, loro giocavano con portiere di movimento. Avevamo alti e bassi durante la partita, però siamo stati concentrati, forse più bella partita di questa stagione da questo punto di vista, e che si può migliorare, possiamo migliorare. Abbiamo 4 risultati utili da quando abbiamo fatto il mercato, e quindi vediamo se riusciamo a accorciare, a ambire a qualcosa di diverso. A proposito di ambizioni, qual è l'obiettivo del Balsa, soprattutto del Balsa visto oggi, perché davvero ha lasciato secondo me tutti scioccati in positivo? L'obiettivo è di cercare di giocare un certo tipo di futsal, di crescere. È primo anno della società che è in Serie B, e l'obiettivo è di inserire più possibile ragazzi giovani e del territorio per poter militare in questa categoria. Abbiamo avuto grande fatica quest'anno, abbiamo fatto fatica a creare la squadra all'inizio perché non sapevamo, avendo richiesto ripescaggio. Ringrazio la società, è intervenuta nel mercato a dicembre, e adesso cerchiamo di avere un po' di equilibrio anche nel campo, anche per me, di capire chi può giocare. Facile rispetto al calcio, qui posso far entrare, ma devi anche capire chi far entrare, chi non far entrare. Forse è la cosa più difficile rispetto al calcio 11, nel calcio 5 mantenere l'equilibrio, perché il cambio di un tassello è differente rispetto al calcio 11. Cambio un giocatore può cambiare veramente l'equilibrio. Sì, però può cambiare la partita, ma dobbiamo cercare di lavorare che quelli 3 che sono in campo devono magari dare una mano a quello quarto che magari può essere in difficoltà, che può essere anche il nostro miglior giocatore in quella giornata, perché non sono tutte giornate uguali. Molto più difficile per Fabio Di Mauro, perché arriva dal calcio, e per lui che ha delle doti non indifferenti, tecniche e tattiche, la cosa più difficile per lui magari, che in allenamento fa delle buone cose ma è coinvolto sempre, e nella partita purtroppo non è coinvolto sempre, e quindi soffre un po' di questo entrare, uscire, giocare 2 minuti, stare fermo 10 o 15 e poi entrare. Sono consapevole, ma deve essere consapevole anche lui, e deve avere la pazienza, perché secondo me lui questo girone di ritorno deve cercare di sfruttare per migliorare ogni allenamento che sta già facendo, poi dopo per l'anno prossimo di essere un valore aggiunto dal mio punto di vista per la società. Allora noi ringraziamo mister Velimir Andrejc, grazie mille mister per l'intervista e complimenti ancora per la partita. Grazie a voi. È stato un piacere e l'aspettiamo lavoro. Alle prossime interviste. Allora. Grazie. Siamo qui con Gianluigi Ferrante, che dire, oggi avete vinto 5-3, hai fatto un'ottima prestazione, 2 gol e un assist. Cosa c'è dietro questa vittoria? Allora, dietro questa vittoria ci sono tanti sacrifici che abbiamo fatto con la squadra nell'ultimo mese, perché la squadra è stata rifondata, è arrivato Fabio, sono arrivato io, è arrivato Calaia, quindi all'inizio non è stato facile conoscerci, e conoscerci soprattutto all'interno del rettangolo di gioco, perché tutte persone nuove calcisticamente. Fabio arriva dal calcio a 11, Calaia arrivava dal calcio a 11 anche avendo giocato a calcio a 5, quindi non è stato facile. Ultimamente abbiamo iniziato ad avere più fiducia tra di noi, e questo si inizia a vedere anche sul rettangolo di gioco. È la seconda partita dove abbiamo dimostrato di poter dire la nostra all'interno del campionato, e così deve essere come oggi. Non dobbiamo sprecare delle occasioni come è successo negli ultimi 2 minuti, complice la stanchezza, ma essere più lucidi e portare il risultato alla fine senza problemi. Però comunque la fase difensiva rispetto a quella vista nell'ultima partita è stata migliore. È stata migliore e soprattutto deve essere sempre migliore, perché la nostra forza è la compattezza della squadra e del gruppo. Non abbiamo dei grandi bomber, giocatori da 40-50 gol a stagione, tutti fanno il loro dovere, ma chi ne fa uno, chi ne fa due, quindi prima si pensa a difendere e successivamente si pensa ad offendere. Infatti abbiamo finito il primo tempo 0-0, come è iniziato il secondo abbiamo fatto 2 gol e la partita si è messa in discesa senza subire. Andrea ci ha detto che sei anche un ottimo professore di educazione fisica, è sicuramente un peso importante
importante anche questo? Sicuramente è un peso importante e cercherò di fare sempre il meglio come docente, e per questo voglio salutare tutti i miei alunni che guarderanno questo video e li ringrazio sempre per essere partecipi. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Noi ringraziamo Gianluigi Ferrante per questa intervista, complimenti per la partita di oggi e ci vediamo prossima partita, sempre qui. Eccoci nel post partita con Fabio, il mezzo ex della giornata di oggi, come diceva prima Francesco. Come hai vissuto questa partita e soprattutto cosa vi ha detto poi il mister per mettervi così bene in campo? Sì, sicuramente questa penso che fosse la partita più difficile da quando gioco, e infatti sono tre punti importantissimi veramente. Siamo stati molto bravi a difenderci, infatti abbiamo chiuso il primo tempo 0-0 e poi loro un po' magari nervosendosi così nel cercare il gol siamo riusciti a trovare gli spazi e a far gol noi. Com'è stato inserirsi a livello tattico in campo in una partita così difficile? Sì, oggi è stato particolarmente difficile appunto per gli avversari che erano veramente bravi. Infatti siccome sono andato un po' in difficoltà qualche volta, però penso che questa partita mi sia stata molto d'aiuto per il futuro, penso di aver imparato molto oggi, più oggi che magari nelle altre partite. Quindi sono molto contento in generale per la partita e soprattutto per il risultato della squadra. Principalmente cosa credi che abbia influito magari a cavallo tra primo e secondo tempo in un ottimo inizio poi della ripresa? Secondo me la differenza l'ha fatta l'avere pazienza, non avere fretta di attaccare, e appena c'è stata l'opportunità siamo riusciti a sfruttare gli spazi che si sono creati. Poi ovviamente col portiere in più siamo riusciti a fare il terzo e il quarto gol, quindi poi si è messo in discesa e stiamo andando molto bene, quindi dobbiamo continuare così. Adesso richiamiamo Antimo e andiamo in chiusura. Eccoci alla fine del filmato ragazzi, come al solito noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del video. Iscrivetevi, lasciate un like, commentate qua sotto, fateci sapere quelle che sono le vostre impressioni e noi vi aspettiamo giovedì prossimo col nuovo format Fabio col Calcio 5. Ciao a tutti!